In un ospedale statale un'infermiera stava facendo un normalissimo check-up, controllava la paziente avesse i parametri vitali a posto, nonostante il coma ormai da 15 anni. Lei la vedeva ogni singolo giorno, quasi, ormai la conosceva, anche se per la paziente non era lo stesso. Non ha mostrato alcun segno di risveglio, i suoi occhi sono rimasti chiusi e sigillati e la sua mente ha continuato a vagare in un altro mondo. Ma quel giorno le cose stavano per cambiare. Il solito check-up era semplice, verificare i parametri e tutti i liquidi necessari, dopodiché andare via dando un'occhiata anche al letto, ma proprio lì vide qualcosa. Verificò personalmente la paziente, la guardò attentamente e in quel momento il suo stupore crebbe a tal punto da chiamare a squarciagola un medico. Quel grido ne chiamò più di uno e anche qualche infermiere. Si chiesero tutti cosa stesse succedendo. Arrivati sul posto scoprirono una cosa scioccante, così scioccante da richiedere l'intervento della polizia che arrivò in pochissimo tempo. Addirittura i giornali nei giorni seguenti ne parlarono e anche un notiziario locale, anzi, i notiziari del mondo. Marisa era una paziente molto famosa nell'ospedale statale della sua città. In tanti la conoscevano, infermieri, medici e anche alcune persone che passavano di lì per trovare i loro cari più o meno nella stessa situazione. Ormai erano passati 15 anni dal suo coma. Le autorità l'hanno trovata quando aveva 15 anni di età, da sola e stesa a terra. A quanto pare aveva preso una botta durante una camminata nel bosco. All'inizio sembrava semplicemente svenuta, ma così non era, a quanto pare. Dopo 2 mesi dal ritrovamento, nessuno, neanche i poliziotti, riuscirono a risalire al suo nome o altro di importante, perciò parlarono con i telegiornali locali per trasmettere la notizia di una ragazza scomparsa. E grazie a ciò i genitori videro tutto, corsero in ospedale addolorati e la riconobbero. Ma viviamo in un mondo dove prima delle vite umane vengono i soldi, perciò l'ospedale chiese prima quelli spesi per averla tenuta in vita. Ma la condizione economica della coppia non era il massimo, avevano molti problemi e negli ultimi mesi avevano speso molti soldi per reclutare un detective privato e ritrovare loro figlia. In questi casi invece di tenere in vita la ragazza con i macchinari avrebbero staccato tutto, una notizia terribile che non passò però inosservata. Il direttore dovette così affrontare i giornalisti, che gli chiesero come potesse fare una cosa simile. Solitamente notizie simili non facevano molto scalpore perché non diventavano in realtà notizie, ma quella di Marisa era una storia diventata ormai virale e importante, perciò tutti erano focalizzati su di lei in quel periodo. Il direttore, preso dall'imbarazzo e dalla paura per un eventuale calo di entrate, decise di tenere Marisa in vita. Un'eccezione alla regola, specificando però che non sarebbe mai più accaduta una cosa simile e che tutti devono pagare le loro cure. La teenager, per fortuna, solo in quei 2 mesi aveva toccato il cuore di tanti. I genitori rilassati e un po' più tranquilli poterono da lì tornare a casa e farsi rivedere ogni giorno senza la preoccupazione di perdere la loro amata figlia. Così passarono i mesi, ma ancora niente. I segni vitali erano stabili, ma non era in grado di risvegliarsi. Il medico che si stava occupando di lei cercò di fare tutto il possibile, ma dipendeva dalla sua volontà. Passarono altri mesi ancora, lei stava crescendo, diventando una ragazza adulta senza rendersene conto. I genitori dicevano spesso ai medici che avevano paura dei traumi che avrebbe potuto subire al suo risveglio, il mondo che cambia, così come il suo corpo e le persone intorno a lei. Questo caso ogni mese andava sul giornale locale e ne parlavano in tanti anche durante le giornate qualunque. Cos'era successo alla bella addormentata dell'ospedale? Questo è il suo soprannome. Come mai era finita in coma? Solo la botta in testa nella foresta? I genitori venivano regolarmente intervistati e regolarmente piangevano per la sua situazione. Molte infermiere in quei tempi si erano affezionate a lei, specialmente una di nome Regina. Con il permesso dei genitori ha cercato di interagire e comunicare con lei ad ogni visita. A volte le raccontava la sua giornata, altre volte semplicemente le leggeva una storia, altre ancora le parlava di come il mondo cambiasse ogni singolo mese, con nuove scoperte e nuovi trend. Senza volerlo a volte piangeva per Marisa, non la conosceva ma provava a volte a immaginare cosa volesse dire rimanere intrappolati dentro la propria testa. Specialmente quando amici e parenti vanno avanti, pensava a come si sarebbe sentita a risveglio se mai si fosse svegliata. Pensava poi a cosa sarebbe successo se avesse scoperto dei suoi genitori. Infatti, a causa della tristezza e dei problemi, negli ultimi anni il padre cominciò a soffrire molto. Un infarto che ha portato l'uomo a rimanere a letto più del previsto. Ma la preoccupazione per la figlia non è mai andata via, nemmeno mentre era ricoverato nel suo stesso ospedale. L'uomo dovette così limitare le visite e solo la madre andò a trovarla finché anche lei, per la tristezza, cominciò a sentirsi un po' male e depressa. Rimaneva così solo Regina, ma pure lei a quanto pare si stava trasferendo. A causa di un problema urgente la assegnarono in un ospedale affiliato in un'altra città. Nei mesi seguenti però sentì molto la mancanza di Marisa. Ormai era diventata sua amica e sperava di esserci al risveglio per dirle chi era, che la conosceva anche senza averle mai parlato. Dopo circa un anno in quell'ospedale nuovo e un anno di chiamate, il direttore le disse che era il momento di tornare.
Intanto Regina si era anche fidanzata con un uomo che era rimasto molto colpito dalla sua dedizione per il lavoro e per i pazienti. Infatti, al ritorno nella sua città, la prima cosa che fece fu andare da Marisa a salutarla. Regina ha continuato così a controllarla ogni giorno con il sorriso in volto, sperando sempre di vederla un giorno sveglia. Passarono così 15 anni. I genitori ripresero a visitarla costantemente, anche Regina continuò il suo lavoro senza mollare. Per lei aveva sempre una storia nuova e dei racconti da libri che comprava a volte in giro. Un giorno dopo quei 15 anni era lì per fare il suo solito controllo, quando all'improvviso notò una cosa e gridò per chiamare i medici. A quanto pare lo stomaco della ragazza era rigonfio. Stranamente non sembrava un rigonfiamento qualunque. Com'era possibile? Da cosa deriva una cosa simile? In realtà aveva notato il suo stomaco crescere già da mesi, ma non le sembrava così grosso da preoccuparsi. Il medico principale disse che era normale a causa delle decine di flebo e medicine e che prima o poi sarebbe passato. Ma quel giorno lo stomaco sembrava fin troppo grande. Molti accorsero correndo e lo notarono e dopo vari controlli capirono che c'era un bambino dentro di lei. A causa del suo fisico minuto, che aveva perso molti chili durante gli anni, i rigonfiamenti erano quasi impossibili da notare. Immediatamente corsero in sala parto e videro come ormai fosse il momento. Decisero di agire con un cesareo. Se non fosse stato per Regina, le cose si sarebbero messe molto male. Il piccolo nacque sano, fortunatamente, ma le domande erano tante e perciò chiamarono la polizia. Sfortunatamente questa storia non è una storia felice. A quanto pare nell'ospedale c'era stato un depravato e bisognava capire da quanto faceva ciò. L'ispettore incaricato studiò il caso per capire chi avesse avuto un cuore così nero da approfittare di una situazione simile. Il caso divenne famoso mondialmente addirittura, con testate giornalistiche straniere che fecero titoli a prima pagina. Tutti i cittadini del posto erano indignati. Chi poteva aver commesso una simile atrocità all'insaputa dell'ospedale? Le persone infatti cominciarono a perdere fiducia nel posto e portare via i loro cari. Il padre di Marisa, sconvolto, svenne prima in casa e poi perse la vita. Lo svenimento era dovuto a un infarto. La madre, rimasta sola, quindi ha cominciato a chiedere giustizia per la figlia, prendendosi però cura di suo figlio. Lo portò in casa e le promise che si sarebbe presa cura di lei al meglio delle possibilità finché non si fosse risvegliata. Il direttore, preoccupato per la situazione, disse di nascosto di togliere la spina a Marisa, ma ovviamente una persona così famosa non sarebbe passata inosservata. L'uomo voleva far sembrare la morte della ragazza un incidente, ma per fortuna Regina non rimase a guardare e chiamò immediatamente i giornali. Questo fu un colpo molto duro e il direttore venne licenziato e messo agli arresti domiciliari per aver tentato di togliere la vita a una ragazza innocente senza il consenso dei genitori. Ma ancora non era finita. Quei giorni di scandali e tristezza avevano portato anche la madre a perdere la vita. Infine, non ce la fece più. Decine di giornalisti ogni settimana le chiedevano la stessa cosa e i vicini non si avvicinavano più nemmeno perché stava accudendo il bambino di un depravato. Il piccolo Brandon rimase completamente da solo. La colpa non era sua per essere nato, ma molti gliela davano. Regina, vedendo la situazione, decise di fare qualcosa e adottare lei il bambino. Una settimana più tardi, quando la situazione si calmò, prese il piccolo Brandon per portarlo in ospedale. Qui Regina parlò con Marisa del figlio e di quello che era successo. Erano giornate tristi e le disse anche dei genitori che non erano più in terra. Un mese più tardi, il nuovo direttore dovette dare una brutta notizia contro ogni volere. Bisognava togliere veramente la spina. I genitori erano morti e non c'era più nessuno a fare da garante. Non potevano legalmente tenerla attaccata ai macchinari. Il giorno prima del fatidico momento, Regina pianse moltissimo con in braccio Brandon, che pianse a sua volta. Era come se il piccolo capisse la situazione. Ma proprio lì, Marisa si risvegliò, miracolosamente, e Regina chiamò immediatamente tutti. Stavolta non era per un imprevisto fuori dagli schemi, stavolta era per un evento miracoloso. La prima cosa che chiese fu: posso vedere i miei genitori? Ma Regina dovette raccontarle tutto. Lei pianse moltissimo e nello stesso tempo disse anche che la voce di Regina le era familiare, come se l'avesse ascoltata per anni. Infine le mostrò il bambino. Marisa rimase senza parole. Aveva 30 anni, i genitori erano morti e aveva un bambino. Regina nella settimana seguente le raccontò tutto quanto. Piano piano i dettagli e altre cose. Un giorno in televisione sentì la voce dell'ex direttore e Marisa sbiancò. Disse che era lui. Si ricordò della sua voce e le vennero in mente dei ricordi sfocati. Non era sveglia, ma sentiva e soffriva in quel momento. Pianse tanto e i poliziotti finalmente erano riusciti a risalire proprio al direttore. Ecco spiegato il motivo per la quale voleva staccare subito la spina. L'ex direttore voleva liberarsi di lei e rimanere completamente pulito. A quanto pare poi, proprio lui l'aveva inseguita dentro quella foresta per poi farla svenire. Voleva veramente farle qualcosa, ma in quel momento forse era scappato via dalla paura, perché i poliziotti si erano già avvicinati.
Dopo essersi ripresa è andato ad abitare da Regina, che la sta aiutando a conoscere il mondo e la situazione attuale. A quanto pare sarà un percorso un po' lungo e Marisa dovrà recuperare tanto, ma probabilmente con l'aiuto di Regina e l'amore di suo figlio riuscirà a fare grandi cose.